L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta l'amore? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e ben ritrovati qui sulle frequenze dell'altra radio per una nuova puntata di Tanto non capirai. Buon giovedì 19 maggio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, cresce l'attesa per la sfida tra Bari e Trapani, con la tifoseria barese pronta a dimostrare ancora una volta il proprio valore e magari cercare anche di battere il record stagionale di Paganti. Intanto è di nuovo scontro aperto tra Giancaspro e Paparesta, con le dimissioni dal CDA dell'imprenditore molfettese. Ma questa mattina affronteremo anche altri argomenti, vi sveleremo una clamorosa indiscrezione che riguarda la società e cercheremo di perfezionare un collegamento internazionale che speriamo vada in porto e che siamo sicuri gradirete molto. Ma ovviamente ampio spazio, come sempre, anche alla vostra voce e alle vostre opinioni. Bene, siamo pronti, ma prima di iniziare, come ogni mattina, saluto Luca Deleteris. Ciao Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, un saluto a tutti i radioascoltatori tifosi del Bari. Come sempre, linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro sondaggio odierno. Ieri vi abbiamo chiesto quale potrebbe essere l'arma in più del Bari in questo finale di stagione. Oggi vi chiediamo l'esatto opposto. Qual è al momento, secondo voi, il principale punto debole del Bari? Qual è il primo limite di questa squadra, ovviamente sempre in vista dei playoff? Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione contattandoci in diretta al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure inviateci dei messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. E allora iniziamo subito parlando di quanto accaduto nella serata di ieri. Forse nessun tifoso si poteva aspettare questo duro scontro a suon di comunicati, ma anche interviste tra Paparesta e Giancaspro. Giancaspro che, come detto, si è dimesso dal CDA del Bari e verso le 19 di ieri è stato diramato questo comunicato stampa all'ANSA. Leggiamolo, anzi cerchiamo di leggere qualche stralcio di quello che ha dichiarato appunto Giancaspro all'ANSA. Cosmo Antonio Giancaspro, nella sua qualità di legale rappresentante del socio di minoranza, ribadisce che gli adempimenti previsti dall'articolo 2447 del Codice Civile dovevano essere espletati con urgenza, non soltanto in base agli obblighi stabiliti dalla legge, ma anche nell'interesse pieno ed esclusivo della FC Bari, all'evidente fine di mettere in sicurezza la società in vista del finale di stagione e degli adempimenti necessari per la missione al prossimo campionato. Preso atto del sostanziale impedimento fino ad oggi determinato dall'ostruzionismo del socio di maggioranza e dall'incomprensibile inerzia sia dell'organo amministrativo sia del collegio sindacale, Giancaspro comunica il venir meno della disponibilità del socio di minoranza a partecipare alla ricapitalizzazione della società in misura superiore alla partecipazione attualmente detenuta. Giancaspro rende noto di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della FC Bari e di aver incaricato gli avvocati Raul Pellegrini e Virginia Patruno di proporre fin da subito ogni opportuna azione giudiziaria a tutela dei diritti del socio di minoranza e della stessa FC Bari 1908. Giancaspro, che poi conferma la sua volontà di conservare la propria percentuale all'interno del Bari, vale a dire il 5%. A questo comunicato c'è stata quasi subito la replica della FC Bari. Leggiamo anche qui cosa ha risposto la società di Paparesta. A seguito dell'ennesimo contraddittorio comunicato, la FC Bari, ribadendo la piena legittimità e trasparenza del proprio operato, diffida lo stesso Giancaspro, ove abbia davvero a cuore le sorti sportive della squadra, dal proseguire in questa spettacolarizzazione della sua volontà, che non fa altro che destabilizzare e turbare l'intero ambiente.
lascia libiti infatti la capacità del dottor Giancaspolo di diramare note ufficiali su questioni societarie, peraltro assolutamente opinabili, in un momento così delicato della stagione agonistica. In pratica la società non risponde, ma in pratica mette in evidenza come non sia questo il momento migliore per questo genere di beghe. Infatti poi nel comunicato si conclude dicendo: l'FC Bari invita pertanto tutto l'ambiente a compattarsi intorno alla squadra nel tentativo di contribuire al raggiungimento di quello che dovrebbe essere per tutti un obiettivo comune, dando appuntamento nelle opportune sedi per quanto concerne le vicende della SPA, che dovrebbero in vero rimanere all'interno delle mura societarie. Quindi un botta e risposta. Poi alla fine c'è stato anche un'intervista che Giancaspro ha rilasciato a tutto il mercato web. Lui dice: la società ha delle regole che vanno rispettate, ci sono delle priorità anche fuori dal campo di calcio, a prescindere dal risultato sportivo tutti siamo coesi per il raggiungimento dell'obiettivo, ma c'è anche dell'altro. Non ho voluto parlare fino ad ora, non voglio destabilizzare, ma ci sono delle norme che vanno rispettate. Non mi sembra l'ideale rispondere sul sito ufficiale, fa riferimento al comunicato, ognuno potrà trarre le proprie conclusioni, io non sarei stato allibito, per me oggi era l'ultimo giorno per ricapitalizzare, non è una novità, semplicemente ho messo i puntini sulle i. Per quanto riguarda Nordin, una battuta di Giancaspro che dice: la trattativa tra Bari e Nordin, dice: se fossero arrivati i soldi non saremmo giunti a questo, mi auguro che arrivino, così verrò dipinto come una persona che vuole destabilizzare l'ambiente. Insomma, un bel caos, come si usa dire, una guerra magari che era stata anticipata. Giancaspro è stato di parola perché aveva fissato la data del 18 maggio come termine ultimo per la ricapitalizzazione, ma visto che come dice Paparesta ha rinviato tutto a fine mese, ha preso questa decisione, vale a dire uscire dal CDA, che se vogliamo ha del clamoroso. Prevedibile, annunciato invece il comunicato della FC Bari. Io credo che ormai il tutto si stia riconducendo ad un duello personale tra i due soci, con Giancaspro che farà di tutto per tutelare i propri interessi, forse anzi sicuramente la tempistica non è delle migliori visto il momento delicato della squadra che si accinge ad affrontare una partita importante come quella di Trapani. Però con l'invito che ho fatto anche ieri sul forum di orgogliobarese.it, che ribadisco qui, invito tutti i tifosi a stare tranquilli, perché comunque con l'imminente arrivo dei milioni di Nordin la situazione non potrà che risolversi. Quindi l'invito che faccio a tutto l'ambiente, anche alla squadra, anche se secondo me è ben isolata da queste faccende, è quello di pensare al calcio giocato, al campo e a quello che ci aspetta, vale a dire la partita tra Bari e Trapani. Insomma, Luca, situazione molto molto delicata, un caos sicuramente che non fa bene, però io penso, come ho appena detto, che la squadra sia abbastanza isolata da queste faccende. Sì, anche perché voglio dire, ci sono obiettivi certamente, certamente più importanti a cui pensare in questo momento. Chiaramente condivido, diciamo, la tua analisi, senza voler entrare nel merito di tecnicismi e comunque insomma di articoli di legge. Chiaramente per quanto riguarda la tempistica direi che non ci siamo proprio, perché si poteva assolutamente evitare di diramare un comunicato del genere proprio alla luce, in vista di un appuntamento così importante, chiaramente soprattutto pensando a quelli che poi sono i contenuti del comunicato diramato da Giancaspro. Probabilmente, lo leggevo anche ieri sul forum da parte di qualche utente, se Giancaspro avesse voluto tutelare la propria posizione probabilmente non sarebbe stato necessario emanare anche questo tipo di comunicato, ma farlo soltanto chiaramente nei confronti di Paparesta o nei confronti della FC Bari, mettendo quindi i puntini sulle i, evitando, diciamo, tutte queste polemiche. Sì, evitando tutte queste polemiche che inevitabilmente si sono scatenate. Sì, si poteva, insomma, procedere magari a fari spenti, senza magari questo comunicato, probabilmente non andava fatto, però ormai c'è. Però, come ripeto, io penso che la tifoseria deve pensare alla partita così come la squadra, e insomma ricordiamoci che con un fallimento alle spalle stavamo quasi andando in Serie A, quindi
credo che sia molto molto relativo questo aspetto. Intanto arrivano i primi messaggi in redazione. Giuseppe ci dice: buongiorno ragazzi, secondo me il dottor Giancaspro ha fatto bene non vedendosi a tutt'oggi il bonifico, vuole proteggere il suo 5% e le sue aziende dove ci sono dipendenti che hanno famiglie da eventuali sanzioni importanti. Beh, io penso che più che il 5% Giancaspro, come abbiamo sempre detto, come è stato anche ufficializzato, ha messo molto di più nel Bari, quindi diciamo la somma è molto più consistente di quel 5% che ovviamente farebbe riferimento al capitale sociale, quindi da quel punto di vista penso che sia legittimo, penso che tutti noi avremmo fatto una cosa del genere se si trattasse di, insomma, di tutelare i propri interessi. Come detto, la tempistica magari non è stata, e la forma soprattutto non è stata quella giusta. Intanto questo comunicato di Giancaspro, ma anche la replica del Bari, non hanno lasciato di certo indifferenti tanti tifosi del Bari iscritti al forum di orgogliobarese.it. Leggiamo qualche commento. C'è Donda22 che dice: facesse quello che vuole, riferimento ovviamente a Giancaspro, se lo ritiene giusto, ma ha sbagliato sempre la tempistica. Anche oggi, a due giorni da una partita fondamentale, questo comunicato non andava fatto. Mentre l'utente E90 dice: Giancaspro ha dimostrato ancora una volta come nel calcio i soldi non sono tutto, bastava aspettare 20 giorni per queste beghe, ma evidentemente lui non è un uomo di calcio né interessato al calcio. E allora è un bene che si defili. Mentre Xavier66 dice: mossa prevedibile, credo che anche il presidente se lo aspettasse e secondo il mio modestissimo parere il viaggio in Malesia è servito per accelerare i tempi, tant'è che Nordin sarà a Bari venerdì anche contro il parere dei medici. Infine l'utente iFly dice: mossa che sa più di rabbia che di logica, sta facendo terra bruciata su ogni rapporto, se il malesiano era un bluff fra 20 giorni avrebbe potuto essere salvatore della patria, amato ed osannato. Quindi tifosi abbastanza, diciamo, divisi su questo argomento. Bene, chiudiamo questa parentesi, ovviamente saremo sempre pronti a commentare, a darvi notizie sulle eventuali sviluppi che sicuramente non mancheranno, e torniamo ad occuparci di calcio giocato. Lo facciamo ascoltando le parole di Francesco Vagliani nella conferenza stampa di ieri. Ascoltiamo Vagliani. Speriamo di pescare il nostro obiettivo, che ormai insomma è diventato della stagione, insomma arrivata all'ultima partita, ormai l'obiettivo della stagione raggiungibile è il quarto posto, quindi noi speriamo di raggiungere quello, se segno meglio, però insomma se lo raggiungiamo sono contento lo stesso. Ma ho avuto modo di lavorare in maniera diversa, di fare qualcosa in più, però insomma mi sentivo bene prima della squalifica, mi sento bene adesso, quindi questa è la cosa più importante. Guarda, sono tutti ragazzi che hanno una grande dote, sanno ascoltare, sanno rispettare i nostri consigli, le nostre idee, si mettono in discussione, quindi questo è molto importante. È importante per noi dargli una mano, perché hanno sicuramente dalla loro una grande comunità, però magari messa insieme con qualche consiglio d'esperienza può fare ancora più comodo. Quello che gli direi e che gli dirò sicuramente è che si deve giocare in maniera libera, perché credo che insomma, nessuno di noi o nessuno di voi nel vostro lavoro quando si è tesi non si rende, quindi questo è più che naturale. Bisogna cercare di liberare la mente, pensare a quello che si deve fare, è la cosa che ti porta più lontano, quindi secondo me preparare la partita con serenità, non solo a parole ma veramente viverla bene, perché comunque un evento sportivo rende al massimo solo quando sei tranquillo. Lo sappiamo, insomma ci sono momenti della stagione, lo sappiamo. Io penso che l'importanza di un giocatore come Marino, l'importanza di un giocatore come Valerio, sono i due che hai menzionato, è fuori discussione, è quello che danno ogni giorno e ogni settimana a questa squadra. Poi se un episodio o qualcosa può far cambiare l'idea o l'impressione sullo stato di forma o sull'apporto di un giocatore, questo, ti ripeto, non mi trovo d'accordo. Ci aspettiamo un Trapani forse leggermente diverso dal solito, essendo avanti magari cercherà di rischiare qualcosa in meno, non ci giurerei, però insomma il pensiero che posso avere è che possa rischiare qualcosa in meno, perché comunque davanti è davanti, quindi molto probabilmente Pescara, non lo so, giocando in casa avrà un turno, non dico favorevole, ma insomma giocando in casa loro di solito fanno bene, quindi la mia impressione è che
potrebbero arrivare un pugno più abbottonati del solito, però ti ripeto, è un'impressione, anche perché poi hanno grande abilità nel ripartire in contropiede, e questa è una cosa che potrebbero sfruttare bene e sulla quale dobbiamo stare molto attenti. Già, parole di, dette insomma da un calciatore d'esperienza, quelle di Vagliani. Anche lui insomma concorda con quello che abbiamo detto nei giorni scorsi, vale dire un Trapani che molto probabilmente verrà a Bari molto molto abbottonato, cercherà di ripartire, ma è anche prevedibile perché anche per loro è una, diciamo, partita molto importante, quindi non va certo va giocata con un certo giudizio. Bene, vi ricordo che potete continuare a contattarci magari inviandoci dei messaggi al numero 334 3837 444, ripeto 334 3837 444. Vi ricordo il sondaggio odierno: qual è al momento il principale punto debole del Bari, qual è il primo limite di questa squadra. Sono arrivati anche dei messaggi su questo argomento. C'è Alessandro che dice: il limite della squadra è che non riesce ad essere intensa per 90 minuti. Il pronostico per domani 2-1 per noi. Per quanto riguarda Giancaspro, se ci tiene tanto, perché non acquista lui il 50% del Bari? Questo lo scrive Alessandro. E ora, prima di andare avanti, tornando un po' ad affrontare questioni societarie, c'è un'importante, se vogliamo, clamorosa indiscrezione che possiamo darvi, indiscrezione che abbiamo anche verificato. Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell'interesse ancora vivo da parte del cinese Zheng della Winston per il Bari. Ebbene, le ultimissime notizie in nostro possesso parlano di uno Zheng pronto a formulare un'offerta diretta a Paparesta per rilevare il 100% del Bari. Anzi, secondo alcune fonti, l'offerta sarebbe stata già avanzata e sarebbe di 10 milioni di euro. Quindi Zheng che sembra fare sul serio, non sappiamo se questo sia anche qui il momento ideale, visto che c'è una trattativa in corso e in conclusione con Nordin, però vedremo un pochino, ma non finisce qui, perché secondo queste indiscrezioni che abbiamo raccolto pare che Zheng abbia costituito la sua base operativa a Bari, la Winston European, una sorta appunto di sede italiana della Winston nel nostro paese, e pare anche che Zheng sia molto molto interessato non solo allo stadio ma anche e soprattutto ai terreni circostanti il San Nicola, anche questo per sviluppare ovviamente i suoi business. Quindi questa notizia è sicuramente molto molto importante. Intanto andiamo avanti, perché dovremmo essere pronti per un collegamento molto importante che abbiamo preannunciato ad inizio puntata. Era da tempo che cercavo di contattarlo e finalmente ci sono riuscito, insieme a Igor Protti, João Paulo e Almiron, e uno dei miei calciatori preferiti tra quelli che hanno vestito la casacca biancorossa. Per lui 85 presenze e 14 gol con la maglia del Bari, in coppia con un altro grande attaccante, Phil Mazinga. Non segnava tanto, ma ne siglava di gol belli e importanti, un po' come questi qui alla Scala del Calcio. Un bel Bari davvero, De Ascentis dentro, non c'è fuorigioco, Osmanowski entra in area, pallonetto, Osmanowski, gol! Bari in vantaggio, XL, Osmanowski clamoroso, 1-0 del Bari. Sempre Bari però, lancio per Giorgetti da parte di Anderson, sigue con troppa calma, Osmanowski è solo, Osmanowski gol, clamoroso gol del Bari, doppietta di Osmanowski, ma un suicidio del Milan in difesa. Beh, avrete capito di chi stiamo parlando, sto parlando dell'ex attaccante del Bari di fascetti, XL Osmanowski. Vediamo se siamo riusciti a perfezionare il collegamento, vedremo tra poco. Lui c'è comunque, mi ha appena contattato, stiamo perfezionando il collegamento. XL, ci sei? Sì, ci sono. Eccoci qua. Ciao XL, benvenuto a Tanto non capirai qui sull'altra radio. Buongiorno, grazie. Grazie a te. Innanzitutto mi fa un po' specie citare il nome XL, forse tu non lo sai, ma molti qui a Bari, il mio soprannome è proprio XL, mi chiamano così perché è un soprannome nato ai tempi della tua permanenza a Bari. Infatti mi chiamano Nicola XL, quindi purtroppo per te c'ho questo nomignolo che è nato perché ai tempi di Bari ti dedicai uno striscione che tu firmasti pure, vabbè, ma sicuramente non te lo ricordi,
E quindi, insomma, il mio nomignolo qui è Ixel, quindi mi farà un po' specie oggi chiamarti in questo modo qua. Ixel, noi nella intro abbiamo mandato in onda la tua doppietta a San Siro contro il Milan. Primo gol su pallonetto bellissimo e secondo di rapina su assist di Giorgetti. Grande partita, te la ricordi? Finì 2-2 con una doppietta tua e gol di Biro Feganz. Sì, sì, mi ricordo. Tante emozioni. C'erano anche tanti tifosi baresi che hanno guardato la partita e eravamo molto felici. Purtroppo volevamo 3 punti, però alla fine hanno pareggiato. Però comunque due gol e 1 punto a San Siro non era male. Beh, primo gol bellissimo, ieri me lo sono rivisto, un pallonetto ad Abbiati se non sbaglio, veramente sì. Molto molto bello. Ixel, dopo aver chiuso la carriera nel Malmö, ora di cosa ti occupi? Sei ancora nel mondo del calcio? Sì, sì, sono ancora nel mondo del calcio, faccio allenatore per l'Under 21 di Malmö, che è la città che sono nato e che vivo adesso. Quindi sei ancora nel... Vai, vai. Sì, 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 sono ancora, però sono anche... ho tornato nel... quello che ho fatto nel scuola di ingegnere per costruzioni, quindi faccio anche qualità di controllo per le costruzioni, diciamo, per le case. Sei tornato a scuola, diciamo così. Ixel, tu segui ancora il Bari, ti capita di vedere qualche partita, sei un po' aggiornato su quello che sta accadendo oppure no? Sì, sì, ho visto tabellino, e purtroppo le partite non posso vedere, però lo seguo e vedo che adesso, se non mi sbaglio, hanno l'opportunità di andare in Serie A. Sì. O, sì, nel playoff. Già, è quello che ci auguriamo, c'è l'ultima partita contro il Trapani, poi partiremo con i playoff e speriamo insomma di tornare in sì. Serie A. Sì. Ixel, tu arrivasti a Bari preso dal Malmö, la squadra appunto della tua città, quella fu una grande intuizione di Carlo Regalia. Ti ricordi come avvenne il tuo passaggio a Bari? Come ti sei ritrovato qui? Sì, vabbè, sono tanti anni adesso, però mi ricordo che all'epoca era direttore sportivo Regalia, c'era l'allenatore Fascetti. Già. No, io da quando ho contratto Regalia mi sentivo, come si dice, felice. Felice e benvenuto nel Bari. C'era anche il mio amico Daniel Anderson, siamo arrivati insieme. Eravamo felici di venire a Bari. A Bari appunto hai formato una coppia perfetta con un altro grande attaccante, Phil Mazinga. Com'era giocare con lui? No, abbiamo tanti belli partiti insieme, era facile giocare con lui, eravamo due tipi diversi, però comunque capivamo calcio lo stesso. Avevate caratteristiche diverse, lui alto, sì. Potente fisicamente, tu più rapido, insomma la coppia perfetta. Sì, sì, per quello, lui era più alto, come prima punta io facevo seconda, quindi la collaborazione c'era. Collaborazione, sì. Sì. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con Ixel Osmanowski, ex attaccante del Bari, in collegamento dalla Svezia. Purtroppo però la tua avventura a Bari si concluse male, visto che la squadra è finì ultima in classifica, retrocesse in Serie B. Poi hai militato nel Torino, nel Bordeaux, ma non ti sei ripetuto come a Bari. Che cosa non ha funzionato nell'avventura a Torino e in Francia? Non lo so, difficile dire, però... A Bari c'era comunque c'era Regalia, Fascetti che comunque costruiva un ambiente buono, che si poteva giocare con confidenza e stabilità. Purtroppo a Torino non c'era questa, c'era più casino. In un anno abbiamo cambiato 5 allenatori.
Penso che sia quello che era importante. Non ha funzionato. Sì. Ricordo a tutti i radioascoltatori che se volete potete anche interagire con XL, potete inviarci dei messaggi o delle note vocali al numero 334-3837-444, ma sono già arrivati dei messaggi, XL, prima ancora che dessi il via, c'è un radioascoltatore che ci chiede, XL, ma quando torni a Bari che non ti sei fatto più vedere? sai che quest'estate facciamo le vacanze a Bari. Porto tutta la famiglia e veniamo fino a luglio, penso che faremo una settimana a Bari. Ah, che bella cosa, sì. Vedi, possiamo finalmente rivederti. L'hai detto prima, a Bari arrivasti con Daniel Anderson, sì. Tuo grande amico, sei ancora in contatto con lui? Lui ora di cosa si occupa? Sì, lui fa direttore sportivo per Malmö, quindi no, parliamo una o due volte a settimana e ci incontriamo, sì. Quindi siete sempre nella stessa società alla fine. Sì. Nonostante siano passati tanti anni, sei ancora in contatto con qualcuno dei tuoi ex compagni del Bari oppure no? No. Purtroppo no, siccome hanno passato tanti anni, no. Non senti più nessuno. A proposito di compagni di quel Bari, proprio nel momento in cui tu lasciavi Bari esplodeva nella squadra biancorossa il talento di Antonio Cassano. Che tipo era Antonio? No, vabbè, Antonio conosciamo tutti, e era un ragazzo molto felice, molto con scherzoso. Scherzoso, con molta energia, poi comunque un bravo calciatore. Un po' matto però alla fine. Vabbè, un po' matto però comunque. Vi faceva divertire tutto. Nello spogliatoio, questo è sicuro. Sì. XL, quando ci siamo sentiti il primo giorno mi ha colpito un tuo messaggio, il primo messaggio, sì, che mi hai mandato. Mi hai scritto, sì, io sono ancora un barese. Ti senti ancora molto legato a questa città? Sì, quando mi chiedono come hai passato il tuo calcio e come sei sentito, diciamo, come sei trovato, sì, in città o il calcio meglio. Io ho detto che a Bari è come mia seconda squadra o seconda casa. Primo è Malmö, siccome sono nato qua, però poi parlo sempre bene del Bari, che mi sono trovato bene a Bari. Xer, appunto, parlando ancora di Bari, che ricordo hai dei tifosi del Bari e del San Nicola pieno? No, io ho tanti ricordi. Mi ricordo quando sono venuto a Bari non facevo gol le prime partite, se non mi sbaglio c'era 10-11 partite che non faceva gol, sì. Però i tifosi mi hanno sempre creduto in me, mi davano sempre dai e comunque e poi mi erano sempre indietro comunque e mi ricordo che mi facevano delle cose, cantavano e, no, mi son trovato bene. Xel, l'hai fatto, diciamo, non eri un attaccante che faceva molti gol, però ne hai fatti veramente di belli. Abbiamo prima parlato del gol al Milan. Qual è il gol più bello che ricordi con la maglia del Bari, quello più emozionante? Vabbè, penso quello che giocavamo contro Milan a Stadio San Nicola, 1-1 è finita partita, che mi sa che era Olivares che mi dava la palla. Poi passavo 2-3 giocatori. Ah, sì, il dribbling, me lo ricordo. Il dribbling, sì, quel dribbling che ho fatto gol sul Abbiati, mi sa. Sì. No, era una bella partita. Bene, hai fatto di gol. Beh, io ricordo anche uno a Firenze, un tiro al volo molto molto bello. X, tu sei stato allenato appunto da un tecnico come, insomma, un po' burbero, un po' come Eugenio Fascetti, sì. Ma era così cattivo tra virgolette anche con voi, oppure era solo un'apparenza, magari solo con i giornalisti, magari con voi era un po' più tenero? Sì, no,
Fascetti comunque era un, come si dice, comunque tranquillo, bravo. No, sì, tranquillo, bravo. Sicuramente cercava di rispetto tra giocatore e allenatore, però quello è normale. Però io ho sempre trovato bene con lui, non c'avevo nessun problema. Anche perché quello che mi piaceva di Fascetti era un uomo che, come si dice in italiano, che aveva le palle. Giusto, giusto. Attributi, sì, no. Diciamo attributi. Quindi se credeva in una cosa e se ti diceva una cosa, era quella cosa che si doveva fare, diciamo. Non, sì. Non... Perfetto. XL, c'è un radioascoltatore che ci chiede se senti la mancanza del calore di Bari e se hai nostalgia del cibo barese. Sì, come no. Le mozzarelle, quello sì, primo. Poi frutti di mare, tutto. Quello mi manca. Quello sì. Ti manca, vedi, frutti, sì, di mare, sì. Che adora i frutti di mare, non è una cosa molto, molto comune. Un altro radioascoltatore ci chiede, ti piacerebbe tornare a Bari, o meglio collaborare per il Bari, magari come osservatore per il Nord Europa, quindi Svezia, Danimarca, Norvegia? Ma sì, come no, quello si può sempre parlare, come si può aiutare, però sono sicuramente disponibile per quelle cose. E sarebbe un'ottima cosa avere te e Daniel Anderson come due esponenti del Bari lì nel Nord Europa. XL, io ti ringrazio per essere intervenuto. Come ultima cosa, se ti va di salutare i tanti tifosi del Bari che ti stanno ascoltando, un saluto per loro. Sì, voglio salutare a tutti i baresi. Non dico arrivederci, però ci vediamo quest'estate. Ok, XL, noi ti aspettiamo, hai detto che a luglio sarei qui per una vacanza, quindi ti aspettiamo, sentiamoci e magari realizziamo un'intervista, insomma, sarebbe comunque un piacere rivederti e poi eventualmente riascoltarti. Perfetto, io ringrazio l'ex attaccante del Bari, XL Osmanowski, per essere intervenuto ai nostri microfoni. XL, grazie mille, buona giornata e in bocca al lupo per la tua avventura nelle giovanili del Malmö. Grazie a voi, buona giornata. Grazie XL. Perfetto, non so se c'è Luca, ci sei? Sì, ci sono, Nicola. Beh, Luca, per me è stato emozionante riascoltare XL perché è da sempre stato uno dei giocatori che più ha amato con la maglia del Bari. Tu probabilmente non l'avrai mai visto all'opera, però ti assicuro che uno che ci sapeva fare. Sì, infatti è stato sicuramente bellissimo il suo ricordo legato comunque ai tanti momenti vissuti qui a Bari, nonostante i pochi gol realizzati con la maglia del Bari, però certamente è stato bello, soprattutto immagino per te che comunque porti quel soprannome, poter riascoltare la sua voce, poter riascoltare soprattutto il fatto che in estate tornerà qui a Bari, quindi magari potrei cercare anche di incontrarlo, insomma. No, ma questo è sicuro, farò tipo stalker, cioè non... farò di tutto per incontrarlo. Tutti perché... all'aeroporto, insomma. Assolutamente, all'aeroporto no, ci possiamo vedere in qualche altro posto. Poi la cosa che a me piace tanto, ma non solo di XL, ma proprio della gente scandinava, ho anche degli amici lì, sono persone molto genuine, molto spontanee, cioè sono persone che ho sempre apprezzato. Poi noi a Bari ne abbiamo avuti diversi di scandinavi, penso ad esempio anche lo stesso Madsen, una persona molto molto, diciamo, piacevole da trattare, ma anche per esempio Ingesson, cioè più di Ingesson, esempio unico di calciatore e di persona per bene. Sono veramente ottime persone serie, quindi e questa è la prima cosa che mi colpisce. Poi abbiamo insomma, ascoltato uno svedese che adora i frutti di mare, insomma, non è una cosa, come gli ho detto anche in diretta, non tanto comune. Sì, è un aneddoto probabilmente legato a quelli che sono appunto i suoi ricordi della città, ricordi culinari, insomma, della città di Bari. Ha citato anche le mozzarelle, che probabilmente non sono proprio il nostro punto forte, però chiaramente sicuramente un bel ricordo quello di XL Osmanowski.
Perfetto, allora noi siamo in conclusione di programma, veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, Luca ci aggiorniamo a domani. Ciao Nicola, domani buona giornata a te e tutti i radioascoltatori che anche questa mattina ci hanno seguito sull'altra radio. Vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13.15, mentre in mattinata la puntata verrà pubblicata e caricata sul canale ufficiale YouTube dell'altra radio, ma troverete la stessa puntata anche sulle nostre pagine Facebook, sul sito e sul forum di orgogliobarese.it. Saluto e ringrazio anche Fabio Scorcia in regia, mentre io vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 7, per una nuova puntata di Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli. Tanto Non Capirai.